Anno nuovo, problemi vecchi ad Alcamo, rifiuti lasciati a destra e a manca, una puzza impressionante di urina dappertutto nel centro storico, oltre alla presenza di chiazze di vomito, forte odore di alcol che pervade le strade e proteste da parte dei residenti nel centro storico di Alcamo per le intemperanze di tanti giovani che oltrepassano il limite della decenza, come ci segnalano, e anche si rendono protagonisti di atti di vandalismo. La notte di Capodanno è la notte di Capodanno, si sa, quindi tanto divertimento anche fino a tarda ora. Il problema è però quando si oltrepassa appunto il limite del rispetto della civile convivenza, e questo è un problema che riguarda sicuramente tutto il periodo dell'anno ad Alcamo e non soltanto ad Alcamo. Le rimostranze contro il fenomeno delle degenerazioni della movida notturna ad Alcamo non sono finalizzate a penalizzare le attività economiche e sociali di chi intende attrarre il più possibile ad Alcamo giovani e turisti. Il problema è capire se questa effettiva attrattività può sposarsi con ciò che vediamo adesso attraverso queste immagini. Non è stata una nottata di Capodanno catastrofica ad Alcamo, per carità, tanti si sono divertiti, però occorre affrontare sempre il problema più volte segnalato per organizzarsi meglio e rendere più vivibile per tutti il centro storico di Alcamo e non soltanto il centro storico. Qui in Piazza Ciullo sono le 6:15 ed è appena stato svolto il servizio di spazzamento della pavimentazione attraverso la macchina spazzatrice appunto delle Mary Ambiente. Al lavoro i gestori degli esercizi commerciali, dei bar, per pulire, armati di scope. 6 del mattino di Capodanno, in azione gli addetti alla pulizia qui nel centro storico. Guardate qui che situazione. Questa è una... era una... una fioriera, guardate come è ridotta, non c'è più nulla da fare. Qui siamo nel corso 6 aprile. Di fronte alla chiesa dei Santi Paolo e Bartolomeo, osservate qui che cosa è successo. Tutta questa spazzatura costituita da bucce di frutta, ecco, vedete qui questo contenitore dei rifiuti completamente sbalzato dal marciapiede.